Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Amalia Signorelli, antropologa, buonasera Vincenzo Spadaforas, garante per l'infanzia. Buonasera. E buonasera, benvenuto Fahim Mohammed, il giovane venuto dal Bangladesh, protagonista di una storia abbastanza straordinaria, no? Arrivato a Parigi da clandestino e diventato uno dei più forti campioni di scacchi, giocatori di scacchi del mondo. Fahim, ma in Bangladesh sanno quanto sei diventato importante, bravo, famoso? Ma innanzitutto io non sono poi così tanto forte mondialmente, soprattutto. E attualmente gioco per la Francia. E non so in realtà se in Bangladesh la gente si interessi ancora a me, non so se vogliano sapere se sono bravo. No, ma in realtà sei molto molto bravo, noi lo sappiamo, e quindi noto anche fuori dalla Francia. Tu adesso hai 15 anni, no? E hai lasciato il tuo paese 14 anni. Hai lasciato però il Bangladesh, il tuo paese, all'età di 8 anni. Perché sei dovuto partire? Sono stato costretto a partire perché giocavo bene a scacchi, ho vinto qualche torneo e la gente in Bangladesh ha cominciato a parlare di me sulla stampa. Naturalmente è quello che accade un po' ovunque, tutto questo suscita gelosia, ma nessuno pensava che sarebbe accaduto quello che poi è accaduto. Ho ricevuto lettere anonime che minacciavano un rapimento e mio padre ha pensato che l'unica soluzione fosse quella di lasciare il paese. E però non è stato così semplice, no, arrivare a Parigi assieme a tuo padre. Ah no, affatto. Soprattutto in quanto all'inizio non avevamo previsto di arrivare a Parigi e poi abbiamo dovuto lasciare la famiglia, i nostri amici, la nostra cultura e per riadattarci ad una cultura che non è affatto simile ed è stato davvero difficile all'inizio. Qual è stata la cosa più difficile e quali le più grandi differenze di religione, di abitudini, di cultura? No, devo dire che mi sono adeguato abbastanza rapidamente, però ciò che è stato molto difficile all'inizio soprattutto è stato un senso di solitudine. All'inizio non avevo amici perché non parlavo la lingua, non conoscevo nessuno ed è soprattutto questo senso di solitudine che è stato più difficile. Questa tua esperienza ti ha comunque portato a scrivere un libro che è uscito l'anno scorso in Francia, che si chiama Un re clandestino, che adesso viene pubblicato da Bompiani in Italia. Un re clandestino, la mia storia vera. Spadafora, lei conosce molti minorenni entrati clandestinamente, per esempio, in Italia. Quali sono le loro storie ed esistono dei Fahim italiani? Ma sicuramente tutti quelli che arrivano nel nostro paese arrivano col desiderio di una vita migliore, evidentemente, rispetto al paese che abbandonano. Arrivano anche a volte con dei grandi sogni, magari anche come quello di Fahim, però purtroppo poi la realtà che incontrano è sempre quella che loro immaginavano. Loro arrivano in Italia nella speranza e con l'obiettivo di trovare un paese che li possa accogliere nel modo migliore e che dia loro tutti i diritti che in qualche modo sono garantiti. Gli ultimi dati ci dicono che in Italia ci sono circa 14.000 minorenni stranieri non accompagnati, che sono veramente tantissimi, soprattutto se si pensa che di questi almeno 3.500 ormai sono scomparsi, cioè non sono più monitorati né dalle nostre forze dell'ordine né dai servizi sociali, quindi di loro non sappiamo assolutamente più nulla. E quindi è evidente che alcuni di loro riescono poi a trovare anche degli spazi. Io conosco molti ragazzi che sono arrivati qui all'età di Fahim e oggi sono dei mediatori culturali, oggi aiutano in associazioni, in altri territori, comunque i loro connazionali che arrivano nel
nostro paese. Però, ripeto, il problema è fargli trovare poi una realtà che sia realmente una realtà di integrazione. In alcune cose questo, in alcune città questo capita, in altre meno, e la politica su questo non mi pare che però stia dando risposte concrete, risposte che siano all'altezza della problematica. Adesso ci arriveremo anche a questo, ma volevo chiedere alla professoressa Signorelli, visto con gli occhi di Fahim, il nostro è un mondo accogliente? Non so, non mi azzardo a parlare in nome loro, perché per quanto una possa essere disponibile, averle studiate le cose, averli ascoltati, la differenza culturale c'è sempre. E dal mio punto di vista, da quello sì posso parlare, penso che non sia dannatamente scostante e cattivo, ma non sia neanche un mondo accogliente. Mi spiego meglio. Tutto sommato, se consideriamo l'andamento di tutta la faccenda nell'ultimo mezzo secolo, o anche di più forse, dobbiamo dire che in fondo poi, ad onta del fatto che ogni tanto esprimiamo rappresentanti politici di tipo, di un certo tipo, tutto sommato non siamo un paese razzista. Cioè ci sono, a livello autobiografico, come posso dire, a livello personale, vero, a livello di piccola vicenda quotidiana, in fondo l'accoglienza, cioè la disponibilità all'accoglienza quantomeno. Però nel momento in cui questa disponibilità individuale o di piccoli gruppi si scontra con l'assenza di una politica nazionale, di una programmazione nazionale, di una capacità di impostare la faccenda in termini che non siano della scadenza immediata, no? Cioè il ragazzo che arriva ha bisogno di un paio di scarpe, ha bisogno di una bottiglia di latte, ha bisogno di questa eccellente cosa di cui penso che parleremo. Ma tra 2 anni? Cosa intendiamo proporgli? Invece no, quando esce appunto 3.500, quanto ha detto 3.500 perduti, sono tanti. Tantissimi. Ed è uno dei frutti, non l'unico purtroppo, di questa assenza di una programmazione, di una politica di medio respiro. Vorrei chiedere a Fahim, la Francia è stato un paese accogliente? Ma è difficile rispondere. Diciamo che la Francia non mi ha accolto in modo normale, ossia mi sono trovato in una situazione difficile, con una condizione di vita molto molto dura, però in Bangladesh ero in pericolo e avevo bisogno di sicurezza. Anche se la situazione in Francia è stata molto difficile, ho però goduto di una certa sicurezza. Ero sfuggito ai pericoli, alle minacce, quindi non saprei davvero come rispondere. Ti senti francese, bangladeshi? Come ti senti? Oggi mi sento completamente francese. Non ho ancora la nazionalità, ho semplicemente il permesso di soggiorno, però in realtà non ho più nulla di un bangladese, a parte il fatto che sono in grado di parlare la lingua, ma molte delle cose che faccio le faccio come le fanno i francesi. Prima di andare in pubblicità, Fahim, volevo chiedere qual è il pezzo degli scacchi che preferisci? Io, per quanto mi riguarda, il mio pezzo preferito è il re. Ma lo spiego, perché è vero che è un pezzo debole, però corrisponde esattamente alla situazione che ho vissuto in passato. Il re è debole, però sono tutti lì intorno a lui per proteggerlo, e la solidarietà di cui ho goduto, tutti questi pezzi erano intorno a me per proteggermi. E quindi è il re, il king. The king. Allora, un re clandestino con noi questa sera, subito dopo la pubblicità. Torniamo.
Fahim, tu sei diventato campione in Francia di scacchi e poi cos'altro? Perché hai vinto un sacco di premi, no? Sei diventato forte. Ma ho vinto una volta i campionati di Francia dei ragazzi di meno di 12 anni, ma non è una categoria straordinaria per quanto riguarda il livello, quindi io non sono poi tanto forte. E poi? E poi, dato che ho vinto i campionati francesi, la Francia ha deciso di darmi i documenti affinché potessi rimanere in Francia. Grazie ai media, per l'appunto, che sono intervenuti per dire: beh, questo ragazzo è campione di Francia, perché non ha i documenti? Gioca in Francia, anzi ha addirittura vinto i campionati francesi. E fuori dalla Francia? Sì, ho vinto una volta il campionato mondiale studentesco, sempre nella categoria dei meno di 13 anni, però 2 anni fa, e da allora non ho più vinto. Ma non hai più vinto perché ti sei applicato di meno o perché stai studiando per arrivare a uno stadio superiore? Come funziona nel gioco degli scacchi? No. Non penso che sia perché mi sono applicato di meno. Penso che anche gli altri però facciano progressi, forse hanno fatto progressi più rapidamente di me. E quindi io sono stato meno bravo, meno forte, e quindi è normale che non abbia vinto nulla. C'è tempo però, no? A 14 anni. Sì, sì, certo, certo. Poi dopo mi spieghi cos'è la cosa più importante per diventare un campione di scacchi, ma prima volevo ridare la parola a lei, Spadafora, prima parlando dei ragazzini che arrivano e come si integrano, come si può fare per integrarli. Sì, mi impressionava quello che lui diceva, che però è quello che io riscontro anche nei minorenni stranieri che incontro in Italia, si sentono molto più integrati di quanto poi sia la percezione nel nostro paese. I ragazzi che vivono in Italia, che vanno a scuola, che stanno con i nostri coetanei, ecco perché poi uno resta veramente sbalordito quando, come poche ore fa, legge delle dichiarazioni di chi dice che per esempio sarebbe in atto una sostituzione delle etnie padane con le etnie di stranieri nel nostro paese ad opera dell'Unione Europea. Cioè, questa è una follia e soprattutto, per buona pace di chi l'ha detto, del leader della Lega, io per esempio la settimana prossima andrò in una scuola a Torino, in una scuola normalissima di Torino, la Parco Reggio, dove ha il 60% di studenti che sono minorenni stranieri e che convivono alla grande loro e le loro famiglie con gli altri ragazzi italiani che sono lì. Insomma, c'è un po' una differenza tra quello che è poi il paese reale e quelle che sono le propagande populistiche della politica e soprattutto la mancanza però di intervento di chi non è all'opposizione ma chi è al governo e dovrebbe fare quello che va fatto. Cosa dovrebbe fare, professoressa Signorelli, chi è al governo? Perché in tempi di grave crisi economica e di diffusa disoccupazione è sicuramente molto più difficile, certo, portare avanti delle politiche di accoglienza, di integrazione. Sì, senza dubbio, questo è indiscutibile. Possiamo osservare, tanto per essere un po' cattivi, che grandi politiche di accoglienza e di integrazione non si sono fatte neanche quando l'immigrazione era un'immigrazione per lavoro e quindi c'era un'offerta di manodopera, di forza lavoro, ma c'era anche una domanda di forza lavoro da parte dell'Italia. Ora, naturalmente, quando c'è la possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro, sia pure in posizioni marginali, sia pure in posizioni poco remunerate, comunque l'integrazione è più facile, sto parlando per gli adulti naturalmente, è più facile perché tu ti ritrovi che hai un ruolo nella società. Nel momento in cui questo non è più possibile, naturalmente tutto si complica, sono pienamente d'accordo, però una volta di più nessuno ha in tasca le ricette per queste cose. Ci vorrebbe un impegno continuato, un impegno sistematico per adeguare via via le situazioni a chi arriva. Adesso per esempio abbiamo in corso delle ricerche con alcuni miei ex studenti, delle ricerche su profughi,
immigrati, rifugiati politici, che sono, questi sono prevalentemente del cosiddetto Corno d'Africa, maschi, adulti, giovani, senza niente da fare, senza nessuno che si prenda. Dobbiamo veramente ringraziare il Dio che ci ha messo una mano Dio, scusate la blasfemia, perché questi, alla ricerca disperata di un orizzonte culturale che dia senso a questa loro esperienza, si sono convertiti, si convertono tutti in largo numero alle sette protestanti, agli evangelici, ai pentecostali soprattutto. E l'orizzonte culturale che questa religiosità di nuovo tipo gli offre, in qualche modo per loro è stabilizzante, è restitutivo di un'identità, li fa sentire legati a qualche cosa di qui. Ma per il resto, dico, non mi meraviglierei se poi a un certo momento questi decidessero di andare in Siria. Insomma, voglio dire, ci scandalizziamo molto dei risultati a valle, però del nostro comportamento a monte non ci poniamo minimamente il problema. Ora, si tratta di qualcosa che riguarda decine di migliaia di persone. Fahim, è importante per te la religione? Tu sei... sei musulmano e la tua religione è l'Islam, no? Sì, sono musulmano, la mia religione è l'Islam. Però ci sono molte cose che faccio per rispettare la religione, cioè non mangio carne di maiale, però non sono un vero praticante. Non è una delle mie priorità. E se tu potessi dare un consiglio a chi ci governa, su come aiutare per esempio dei giovani ragazzi come te a integrarsi meglio, a essere accettati meglio dall'opinione pubblica, dalla gente, cosa consiglieresti? Ma innanzitutto penso che se si vuole davvero aiutare chi si trova nella situazione in cui mi sono trovato io, penso che se si tratta di musulmani, ad esempio, non bisogna pensare subito che si tratti di terroristi. Alcuni non li vogliono aiutare. Proprio per questo, invece, i giovani vanno visti in un altro modo. Tutti dobbiamo essere uguali e trattati come uguali. Quindi bisogna innanzitutto superare questo ostacolo. E poi bisogna impegnarsi. Bisogna cercare di capire in cosa li si vuole aiutare e poi spetta a loro vedere cosa fare. In questo non posso dare consigli, però non bisogna fare differenze tra le persone. Sono peggio i bambini o gli adulti? Ma io difendo i bambini, visto che anch'io sono un bambino, un ragazzo. Perché i bambini però, tra di loro sanno essere molto cattivi, no? Anche. Sì, è vero. Però dipende, se sono molto cattivi, forse dipende anche dalla loro educazione, quello che hanno imparato dagli adulti, quindi tecnicamente dipende sempre dagli adulti. Bravo, è così, sì, è così, se noi non diamo il buon esempio non si capisce perché i più piccoli dovrebbero essere meglio di noi, migliori di noi. Vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, no? Perché abbiamo parlato di cultura dell'accoglienza. E di questa cultura dell'accoglienza fa parte un'iniziativa del Garante per l'infanzia, un'iniziativa così, una cosa come questa che adesso vi spieghiamo cos'è questa cosa preziosa. Sentiamo Paolo Pagliaro. Rifugiato, esiliato, clandestino, immigrato, migrante, extracomunitario, straniero, profugo, esiliato, richiedente asilo. Li chiamiamo in tanti modi, mai per nome e cognome. Dietro le categorie l'individuo scompare. Non ci sono più persone, ma immagini e rappresentazioni. Per 6 mesi, tra gennaio e giugno dell'anno scorso,
la Fondazione Leone Moressa ha monitorato tre grandi quotidiani, Repubblica, Corriere e Sole, per capire come veniva affrontato il tema dell'immigrazione. Gli 846 articoli selezionati, alla fine una cosa avevano in comune: in tutti mancava il punto di vista degli immigrati. Infrangere l'anonimato e con il nome restituire dignità, diritto di parola e responsabilità ai nuovi venuti è ciò che l'Italia sta tentando meritoriamente di fare con una categoria speciale di immigrati, i minori non accompagnati. L'anno scorso sono stati molte migliaia, 11.000 secondo il Ministero del Lavoro, almeno il doppio secondo altre stime. Sono bambini e ragazzi che in molti casi hanno perso i genitori o i fratelli durante il viaggio verso l'Europa. Di molti, dopo l'arrivo, si perdono le tracce. Per loro, il Garante per l'Infanzia ha realizzato un kit di benvenuto che li accoglie in quattro lingue, italiano, inglese, francese e arabo, con queste parole: «Gli abitanti di questa terra e il cielo sono felici che tu sia arrivato vivo». Il kit fornisce informazioni pratiche e logistiche, insieme a un piccolo dizionario. Lo hanno realizzato alcuni tra i maggiori esperti di letteratura ed editoria per ragazzi. Composto da 26 carte colorate e tascabili, e aiuta bambini e adolescenti a capire in quale paese sono approdati, cosa li aspetta, come potranno ripartire o come potranno far ripartire la loro vita. Spadaforo, cosa chiedono i bambini che arrivano in Italia e che voi comunque cercate di accogliere anche con un aiuto molto concreto, dei consigli molto pratici, no? Certo, perché questo di cui si ha bisogno. Con questo aiuto concreto cerchiamo intanto di fargli superare la paura del primo impatto del nostro paese, ma poi quello che vorrebbero è un sistema di accoglienza che funzioni. Vede, è vero che noi siamo in un periodo di crisi economica, però noi in questi anni abbiamo speso una quantità infinita di denari per l'emergenza, poi nel nostro paese l'emergenza diventa la regola. Non esiste un sistema di accoglienza coordinato, che vuol dire che non esiste per esempio una banca dati centrale. Quando arrivano i minorenni nel nostro paese, noi tendiamo sempre a farli restare nei comuni limitrofi ai porti dove arrivano, e questo significa creare poi delle condizioni di enorme disagio lì. Non c'è una grossa collaborazione delle regioni del nord. Allora, quello che voglio dire è che negli anni abbiamo speso tantissimi soldi per coprire delle emergenze e non per pensare a un sistema invece di accoglienza che fosse degno di un paese come l'Italia e che potesse durare. E abbiamo usato anche l'alibi della crisi che c'è nel nostro paese, che c'è, è oggettiva, come alibi però per dire che non possiamo avere gli stranieri. Il problema è se noi non siamo stati in grado di garantire neanche ai minorenni italiani un futuro possibile, non possiamo poi però usare questo come pretesto per non essere un paese che nel 2015 riesca ad accogliere in modo dignitoso tutte le persone che hanno il diritto ad essere accolte. Questa è la grande questione, professoressa Signorelli, no? Accogliere tutte le persone che hanno il diritto di essere accolte. Chi ha diritto di essere accolto? Vabbè, esistono leggi, esiste una sistemazione nazionale e internazionale di questo concetto. Il punto è che nemmeno quelli che avrebbero titolo di legge per essere accolti sono accolti adeguatamente e molto spesso non sono accolti affatto. D'altra parte, ecco, mi sembra che valga la pena fare un'osservazione. Le ultime notizie, le ultime informazioni che abbiamo dimostrano tutta questa storia, per esempio, del traffico dei migranti, no? Che c'è sempre stato, perché con mia grande sorpresa scoprii che esistevano quelli che lucravano sul transito degli emigrati italiani attraverso l'Atlantico per gli Stati Uniti, parlo di un secolo e mezzo fa. Cioè, non sono mai stati giardinetti di fiorellini questi, però certo, adesso questo intervento della malavita è qualcosa di schiacciante, insomma, di terrificante, cioè gente che è stata obbligata a scegliere tra farsi sparare e imbarcarsi in una nave che sarebbe un barcone che sarebbe affondato. Allora, una volta di più mi sembra che dovremmo essere molto anche duri nel pretendere che il problema venga recepito in maniera organica a livello internazionale. Perché non si tratta soltanto delle nostre politiche. Da un lato bisogna attivare il piccolo gruppo locale che può fare molto e in genere è disponibile a farlo in genere. Dall'altra parte però ci sono delle cose che sfuggono al controllo persino nazionale.
E visto che questi flussi ci sono, e visto che purtroppo noi, diciamo tra virgolette occidentali, facciamo di tutto per far crescere i flussi di profughi, perché dovunque mettiamo le mani provochiamo disastri in questo senso, dovremmo perlomeno metterci intorno a un tavolo e cercare di fare dei discorsi da persone adulte, cioè che abbiano un capo e una coda, voglio dire. E poi c'è un altro punto che vorrei aggiungere, ma che prende invece il problema dalle origini, non dagli esiti di fatto. Dunque, le etnie della pianura padana sono minacciate. Se qualcuno mi trova un'etnia, nel senso tecnico del termine, in pianura padana, giuro che lo candido per il Nobel per le scienze umane, che non esiste, quindi non corro grandi rischi. No, ma noi ci ridiamo, e lo so che messa in questi termini è ridicola, ma insomma, dico, abbiamo avuto a Roma qualche anno fa quella bellissima mostra su Darwin. Niente, non resta nulla, cioè queste semenze, ma la mescolanza culturale. Io insisto da anni, poi sembra che parlo pro domo mea, ma insisto da anni che un minimo di educazione etnologica, antropologica dovrebbe essere data fin dalle scuole, perché che significa etnia? Cioè, la legge del sangue e del suolo alla nazista non esiste, cioè siamo tutti figli di mescolanze. E adesso siamo arrivati anche a questo, ma vedremo come andremo avanti, perché certo un dato di fatto è che in tutta Europa crescono le forze neonazionaliste e anche xenofobe, quindi questo non promette bene. Io volevo chiedere a Fahim, che quando vedi in televisione questi barconi pieni di migranti che rischiano anche la vita per riuscire a raggiungere un altro paese, che effetto ti fanno quelle immagini? Ma sono immagini molto tristi da vedere. Noi sappiamo che quelle persone cercano una vita migliore e nel loro paese molte di quelle persone non sapevano che quella traversata sarebbe stata così dura, così difficile. Quelle persone pensano che una volta arrivate in Italia tutto andrà per il meglio, non sanno che il peggio deve ancora arrivare. E questo è davvero triste. Perché il peggio deve ancora arrivare? Perché poi è quello che ho vissuto io, parlo della mia esperienza. Rispetto al viaggio che ho fatto o alle esperienze fatte in Bangladesh, in Francia, le cose sono andate molto peggio. Certo, in Bangladesh ero in pericolo, mi sarebbero potute succedere cose ben peggiori, però quando sono arrivato in Francia, se una persona non è fortunata, veramente le cose si mettono molto male. Se tu pensi di aver avuto più fortuna che, così, che una vita un po' pianificata o una grande forza di volontà, una grande determinazione? Io penso di avere davvero avuto una gran fortuna nell'incontrare le persone che mi hanno aiutato. Senza quelle persone non avrei concluso nulla. A un certo punto io mi sono scoraggiato, ho perso ogni speranza e quindi non si può certo parlare della mia forza di volontà, non ne avevo proprio più. E lì che sono intervenuti il mio istruttore, tutti quelli che mi hanno aiutato, la presidentessa del Circolo degli Scacchi, mi hanno tutti incoraggiato e io li ho ringraziati, perché senza di loro oggi non sarei in Italia, ad esempio. Senti, qual è il segreto per diventare un campione di scacchi? Non c'è un segreto. Penso che sia un po' quello che accade in tutti gli sport. La cosa che conta di più è il lavoro. E per ora è quello che manca a me, per esempio, per diventare un grande giocatore. Non mi esercito abbastanza. Sei troppo pigro? No,
No. Non so, in realtà non so dire perché. Sì, forse a volte sono un po' pigro. Perché hai il tuo trainer, il tuo allenatore, il tuo maestro con te anche, no? Che ti ha accompagnato anche qui a 8:30 qui a Roma. È il mio ex allenatore, non lo è più. Perché adesso ne hai uno nuovo? Sì, adesso mi alleno con un altro. E come mai? Perché penso che fosse necessario cambiare. Lavoravamo insieme, ci allenavamo da 5 anni insieme, forse dovevo cambiare metodo, era il momento di incontrare qualcun altro. E Xavier mi ha già fatto arrivare a un ottimo livello, sono stato campione di Francia una volta e campione del mondo categoria studenti e adesso era il momento di cambiare. E da grande cosa vuoi fare? Vorrei essere ricco. Perché io penso di essere stato povero molto tempo. Viva la sincerità, bravo. Allora, tantissimi auguri che tu diventi ricco attraverso gli scacchi o attraverso un altro tipo di attività. Noi ti facciamo tantissimi auguri. Ricordiamo il tuo libro che grazie. In Francia è stato un bestseller, Un re clandestino, edito da Bompiani. Grazie Fahim, grazie professoressa Signorelli, grazie Spadafora, in bocca al lupo, buon lavoro anche a voi grazie. E a lei per la sua attività di garante per l'infanzia. Grazie spettatori e spettatori, noi come sempre ci vediamo 8:30. Arrivederci.